Buongiorno! E rieccoci qua, ragazzi, in un nuovissimo video di... È una serie che probabilmente inizierà tra qualche giorno. Perché come adesso vi farò vedere un piccolo video dove si vedeva che Nikita si stava accoppiando. Quindi adesso parte il video, vai! Che avete fatto? Mica per San Valentino! Per San Valentino che avete fatto voi due, eh? Per San Valentino, ma voi mai scherzate? Cioè, ragazzi, lo so, non si vedrà, ma si sono accoppiati. In poche parole, quando si accoppiano rimangono attaccati. Ecco, ora vedete quando cammina. Quindi si sono accoppiati. E appena vedrete questo video, probabilmente già i cuccioli saranno nati. E quindi niente, ragazzi, come vedete sono attaccati. Si staccheranno dopo tipo 20-25 minuti. E niente, c'è un freddo della Madonna, quindi torno a casa. Ah, ok, si sono staccati in diretta. E quindi, appunto, come avete appena visto, Nikita si era accoppiata ed è, quantomeno sembra, incinta. A meno che non si è mangiata quattro elefanti. È enorme, come state vedendo. Intanto diciamo Ben gli deve rompere le palle. Beh, è l'incintina. Niki, vieni qua. Bella bella. Ah, come vedete comunque è incinta. Diciamo non si sta ferma, ogni volta fa giro giro tondo. Ben, non gli rompere le palle. Ben, vieni qua, Ben. Ok, seduto. Ben comunque continua a crescere ed è pure lui un leone. Vero, Ben? Vero? Non è un cane normale. Guardate quant'è comunque. Cioè, è quanto a me. Io sono 2 metri. Vai, che devi rompere le palle a Nikita. Leo, vaie. E comunque Nikita è incinta. Quindi arriveranno tra non molto i video dei cuccioli. Intanto loro si litigano. E se andranno bene come andavano bene nel canale di mio fratello, sappiate che non avrò problemi io a pubblicarvi anche un video al giorno. Non so bene che cosa tratterò in quei video. E niente, speriamo tantissimo che questa serie, che accadrà tra non molto, vi piaccia. E Nikita si sta mangiando un pezzo di plastica. Che bello, tranquilli, non lo inghiotte. Mi piace solo farsi i denti. Buon appetito, Nikita. Ah, c'è pure Rufy. Rufy, ciao. Che sei brutto. Rufino, ah, bello. Comunque Nikita si è accoppiata. Ah, è venuta, guarda. Bello. Ciao. Che sei carino. Guardate, la pancia. Bell'incintino sei, bello. Ehi. Che c'è? È geloso. È geloso. In ogni caso, come avete visto nel video, si sono accoppiati proprio il 14 febbraio e un cane di solito partorisce dopo 60 giorni dall'accoppiamento. Quindi se tutto va bene dovrebbe partorire intorno al 16 febbraio, perché febbraio è fatto di 28, quindi quantomeno quest'anno 28. Quindi dovrebbe partorire appunto 16 febbraio, 17, 18, su di lì. Ma senti caldo tu? Cosa? Io sto benissimo. Sono nella mia veste preferita. Sì. È unica veste, perché non esistono altre vesti. Tu ti sei bevuto un litro d'acqua? Io spero comunque tantissimo che questi video vi piacciono. Mi raccomando, supportate fin da subito questo video, così capisco che vi piaceranno anche quei video. Fateci sapere intanto che cosa vorreste vedere, tipo Ben che beve. Esatto, perché Ben che beve è molto interessante. No, no, mi sei di sopra. Ben, guardate come gli piace l'acqua. Comunque, cioè, credo che gli piaccia. Vai, Ben, bevi. Come se non ci fosse un domani. No, ok. Come vedete, non gli piace l'acqua. Si è dissetato prima. Quando era piccolo lui si buttava proprio nell'acqua e si bagnava tutto. I tuffi si faceva. Rufy. Ben, vai a bere, dai. Vabbè, già bevuto, che gli dobbiamo rompere le palle? Dai, Ben, dai che l'acqua tanto è calda. È calda, vero? È che ci siamo noi e si distrae. Ah, vabbè, Nikita viene bene intanto. Nikita, tra poco nasceranno i tuoi figlioletti. Come li chiamerai, Niki? Credo che ci sta pensando. No, così li chiama proprio. Ah, sì. Proprio li chiama e fa così. Avevi sete pure tu, eh? A posto. Deve dissetare i cucciolini, no? Certo. Intanto a quanti minuti siamo? A 5. Ok, dai, dobbiamo parlare solo per altri circa 7 minuti e poi possiamo andare a chiudere il video. Sì. Intanto Nikita vuole le carezzine. Comunque Nikita dovrebbe, se tutto va bene, non rompa le palle Ben, eseguire gli ordini senza che gli abbiamo mai insegnati. Seduta, Niki. Nikita, seduta. A quanto pare non mi ascolta. Seduta, no. Niki. Seduta. Ok, non ascolta niente. Ti stai seduta, Niki? Seduta. Dai, seduta, Nikita. Seduta. Qua, seduta. Seduta.
Brava! Piccola, bravissimo! Dammi la zampa, Nicky! Zampa, zampa! Zampa, Nicky! Zampa! È che Ben rompe un po' lei. Diciamo, se non ci fosse Ben, ascoltava ai tempi. Però Ben non fa per niente ascoltare. Diciamo che è geloso, e quindi. Va bene, ok, Ben. Seduto. Bravo, Ben. Ho già dato tutte e due le zampe. Vedete che ascolta ancora prima dell'ordine. Ah, bello. Sì, ma non mi fare. Mamma mia! Già sono pettinato, Ben, non c'è si bisogno. Si prende un po' troppa confidenza, non Ben. Non c'è bisogno, Ben. Già sono pettinato. Guardate, è un leone. Sta scappando tipo da Nikita, nonostante Nikita non lo sta seguendo in realtà. Vieni qua, Ben. Bravo, me lo dai? Guardate che lo va a prendere. Bravo, Ben. Portalo a me, Ben. Non credo che te lo stia portando. Ben, a me, portalo. Portalo a me. Ben, vieni qua. Qua, seduto. Comunque stavolta dovrebbero nascere pure dei cuccioli bellissimi. Ben, perché... che ne dici che diventerai papà? Perché appunto, come avete appena capito, si è accoppiata con Ben. Eh sì, l'hanno pure visto dal video. Ah, vero, si è visto dal video. Quindi dovrebbero nascere dei pastori tedeschi stupendi. Chissà da quali dimensioni, dato che Ben è un leone. Nascono tipo 47 leoni. Nicky, vieni qua. Bella, ah, bella. Seduta, Nicky. Niente, non mi ascolta, è incredibile. Ma diglielo a Rufy, Rufy lo discrimini, lo isoli. Vieni qua, Rufy, è messo là tipo e ci guarda, ma non mi calcolate a me. Vieni qua, Rufy, vieni. Vieni, Rufy. Vabbè, pure lui non ci calcola comunque, non è che... Vabbè, andiamoci noi, dai, è un po' allora, scappa, scemino. Guarda, appena ci avviciniamo come scappa. Che fai? Te l'ho detto. Dove fa? Che ha? Ma che sta facendo? Ma perché? Non lo riesco a riprendere! Che hai? Che cosa? Non si vuole fare riprendere? Ma hai sbattuto nella porta! Nikita lo lecca. Gli dice, ma che hai, Rufy? Che hai? Che è successo? Ma che sta facendo? Pure Ben, che cosa gli faccia? Dai, andiamo. Oddio. Ti ha fatto male. Diciamo che quando ti salta di sopra. Oddio. È 50 kg che ti salgono proprio di sopra. Intanto là si stanno litigando con un pezzo di plastica come al solito. Aspetta, aspetta, riprendo Ben che beve. Guardate come beve. Niente. Abbiamo preso a Rufy. Ma perché? L'hai preso in ostaggio. Piccolo. Guarda, intanto Ben assapora. Ma perché Ben? Non si fa, Ben. Ben, che stai facendo? Ben, non si fa così. Glielo vuoi far vedere ai tuoi fans? Come si comporta Ben quando vede un cofano aperto della macchina? È pulito, quindi vediamo se lo fanno. Di solito lo fa con mio padre, non so come. Appena apriamo il cofano. Il problema dopo è farlo uscire, se. Andiamo alla macchina. Intanto Ben è già qua pronto. C'è subito! Al volo! È pronto. Già ce ne possiamo andare per lui. A posto? Dove devi andare? Ma vedete, lui aspetta, magari che gli chiudiamo pure, non è che si spaventa, guardate. Cioè lui si è sdraiato. Guardate, io potrei anche chiudere, lui non prova a scappare, eh. Anzi, è proprio un problema farlo uscire. La tua cuccetta personale questa, è vero? Spiega, perché? Perché mio padre se lo portava sempre in giro, sempre da cucciolo, sempre stato così. Si è abituato. Ora il problema è farlo uscire, perché a entrare è bravissimo, a uscire per niente. Sì, perché non vuole, proprio lui vuole rimanere là dentro. Ben, andiamo, dai, usciamo. E Nikita tipo, ma dove vai? Ben, come vedete, per fare il video ora dobbiamo stare 3 ore a cercare di farlo uscire. Non vuoi uscire più? Ma perché pure è bello comodo, è nella coperta, diciamo, si sa bello comodo. Andiamo. Dai, esci, Ben. Vieni. Vieni qua. Dai. Dai, andiamo. Vieni qua, Ben. Oh, è uscito! Bravo, Ben! Come vedete, comunque, è molto bravo. Dai, dagli un bacino. No, un bacino... Te lo dà lui il bacino! Lui mi prende direttamente tutta la faccia. Vieni qua.
No, non c'è più il cofano. Non aveva rimasto lì. C'è rimasto male. Guardate il Rufy. Appena io mi avvicino, piano piano. Intanto lo bullizza. Guardate, l'ha attaccato lui. Lo attacca a Rufy. Ebbene, tipo, ma che vorresti fare, scusa? Adesso, se riusciamo, facciamo pure un'altra scenetta con Rufy, che è molto divertente. Che lui, diciamo, si sta fermo in un punto, noi lo chiamiamo in tre e lo vedete che fa. Sì, generalmente quando gioca tipo con la pallina. Sì, per farlo calmare, lo facciamo confondere, così a lui tipo non risponde più e va in confusione. Sì, tipo, ma da chi devo andare? Ma che cosa? E si addormenta, cioè, è un metodo per farlo addormentare. Rufy! Quindi, sperando tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi sia piaciuto, spero appunto che vi sia piaciuto, supportate tantissimo questa serie, mettetegli mi piace, perché ne mettete sempre pochi, cioè il video fa tipo 5.000 visual e mettete 200 like, mettete mi piace, lo dovete mettere. Comunque ovviamente non faremo tutti i video così, ma appena nasceranno i cuccioli vi faremo vedere anche i cuccioli. Ovviamente, ma... non essendoci ancora i cuccioli, diciamo, non ve li possiamo fare vedere. Cioè, esattamente, sì. Non ci sono, non li possiamo fare vedere. Non li possiamo disegnare, ecco. Magari la prossima volta li disegniamo nella pancia di Nikita, chi lo sa. Sì, magari possiamo andare qualche volta al lago. L'unico problema di andare al lago, diciamo, che c'è l'acqua che si è avvicinata un po' troppo e ci sono le foglie alte. E vabbè, ti fai il bagno. Diciamo che sono le foglie altissime e sembra di essere in una foresta, quindi non so fin quanto possiamo andare al lago. Sì, ma si è avvicinato troppo, come vedete. Speriamo che col tempo ci possiamo avvicinare. Comunque mi raccomando, supportate la serie, condividete, mettete mi piace. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e mi raccomando, fate fare visual a questo video, magari rivedetelo anche in più giorni, in modo che così farò anche la serie sui cuccioli. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao ciao.